Dal momento che in televisione è difficile parlare perché o ti interrompono, o ti parlano addosso, o si scoprono tutti i virologi improvvisamente, mentre io parlo del bellissimo intervento di 9 magistrati in Valle d'Aosta, sento il sindaco Mastella che dice: sì, ma hanno firmato come semplici cittadini. Che vuol dire? Cioè, uno che è un giornalista, uno scrittore, rimane quello che è. E nella funzione di magistrati hanno fatto delle riflessioni che riguardano la legalità e la Costituzione. Quindi non si può discutere. Poi ognuno ha le sue soluzioni, mascherine, fino a che non si troverà il vaccino. Il vaccino non si troverà e perlomeno tu, quello che sembra chiaro è che non si potrà usare prima di molti mesi. Quindi occorre solo pensare con grande speranza che il virus muoia, cioè che ci sono delle indicazioni che meriterebbero di essere ascoltate dai cittadini, di non scienziati italiani che abbiamo visto largamente inattendibili e ognuno per conto suo, ma di grandi scienziati in paesi molto forti e resistenti come Israele, che pur criticano anche il loro paese, ma danno soluzioni che possono essere rassicuranti anche per noi. Quindi di 3 punti vorrei occuparmi. Il primo, delle persone che hanno più di 70 anni. È vero che se sono sane è inutile tenerle recluse con arresti domiciliari che sono ingiusti e non corrispondenti a una realtà fisica che può essere, a seconda delle persone, perfetta anche in un'età matura. Viceversa, vanno seguite le persone che hanno malattie diverse dal coronavirus e quindi vanno assistite e magari riparate, tenute in casa, naturalmente con le giuste ore d'aria che vanno per tutti e sono giuste per tutti e non sono sanzionabili per nessuno, perché prendere aria in un bosco, come dicono i 9 magistrati, e magari da soli, non può essere ritenuto un reato, è contro tutte le costituzioni ed è un'assurdità di un governo di deficienti che hanno posto delle regole assolutamente astratte, senza valutare circostanze precise. Quindi, garantendo possibilità di muoversi compatibilmente con la loro salute, anche i settantenni non dovrebbero essere reclusi. E voglio rivolgermi ad alcuni settantenni illustri che noi guardiamo come nostri amici. Penso in particolare a 3 cantanti. Vasco Rossi, un libertario per natura che vive anche lui seguendo delle regole e obbedendo alle norme e ottemperando alle restrizioni, cosa che sembra strana per il suo temperamento, ma evidentemente lo fa perché ha cura di se stesso e anche egoisticamente, come tutti, fa coincidere le sue buone intenzioni con le norme. Non vuol dire che vuole rispettare le leggi che non ha mai ritenuto giusto rispettare quando in tanti casi lui voleva mostrare la propria libertà, che è uno dei suoi tratti distintivi. L'altro è Battiato, grande cantante mortificato da una scrittrice, o tal sedicente scrittrice Burgia, che ritiene che i testi di Battiato non siano di qualità letteraria, ed è un errore gravissimo, sono testi pieni di poesia, quindi un saluto a Battiato, le cui condizioni fisiche ci pongono in una fattispecie diversa, quella di proteggerlo, di sostenerlo, di aiutarlo per la sua fragilità. E il terzo, che è ultra settantenne, è Albano. Albano è vita pura, che sta a Cellino San Marco, e io voglio salutarlo, perché nella grande tenuta, evidentemente privata, ha la possibilità di muoversi con l'agio di chiunque disponga di uno spazio grande, rispetto al disagio di quelli che non hanno sufficiente denaro e proprietà e vorrebbero andare magari in un parco. Ridicolo anche chiudere i parchi, basterebbe stabilire la distanza tra uno e l'altro che si muovono, camminano, corrono in un parco. Primo punto. Secondo punto. Sempre rispetto a quello che in televisione dicono, sempre in maniera così fumosa, e dobbiamo obbedire, dobbiamo dire, ma siamo in Europa. E risulta che Germania e Austria abbiano riaperto. Hanno condizioni di sanità forse migliori delle nostre, ma una aggressione del virus altrettanto forte. Non hanno ritenuto di dover chiudere tutto, ma di riaprire e di mandare le persone all'aperto. Abbiamo visto fotografie sul Corriere della Sera e inviate da Formigli nel suo sito Facebook di persone che stanno in tante, distanziate di 1 metro, sulla riva di un fiume. Quindi perché l'Italia non può essere come la Germania? Perché la Germania è riaperta e l'Italia no? Me lo chiedo.
Ma vi dico, questi sarebbero temi su cui discutere, perché c'è da contrapporre dei modelli che sono simili, che hanno condizioni magari sanitarie diverse. L'Italia comunque ha cercato di mettersi con molta, molta buona volontà al passo della Germania, aprendo per esempio ospedali e aree di ospedale e posti letto in più. Da 5.000 siamo passati a oltre 10.000, quindi siamo ancora inferiori alla Germania, ma possiamo comunque dialogare e vedere quel modello. Il terzo è il più importante. Un grande studioso che fa analisi non su quello che non si può sapere o che non è stato ancora trovato, vaccini, ragioni, eziologie, da dove deriva, dove arriva, dove andrà, se ripartirà, tutte supposizioni e congetture pericolose, ma fa un ragionamento preciso basato anche sullo studio dell'Italia. Si chiama Isaac Ben Israel ed è un medico israeliano. Dice, cosa che ci rassicura molto perché siamo chiusi più o meno da 50 giorni, si sfioreranno i 2 mesi, il numero magico è 70. Secondo lo studioso, la diffusione del SARS-CoV-2, il Covid-19, che è analogo al SARS, si esaurirebbe in 70 giorni. Mi pare una buona notizia da dare. E come fa a darla o a raggiungere questo convincimento? Indipendentemente, dice, questo è meraviglioso, perché prova che le misure del governo, di questo governo e anche degli altri, compreso il governo inglese, sono state prese per paura, non per studio della realtà. E quindi la paura che tutti i cittadini hanno e che li hanno fatti essere così aderenti alle norme, condividerle, le hanno sentite come proprie e hanno guardato come un nemico chiunque dicesse qualcosa di diverso, quindi si è diventati governativi, non intendendo una oppressione, ma intendendo invece più che una raccomandazione, qualcosa che era utile. D'altra parte, se non c'è soluzione, non c'è vaccino, non c'è guarigione, chiudersi in casa è una misura medievale di distanza assolutamente logica. Quindi la logica ha prevalso e si è accettata restrizione anche insensata, come camminare soli su una spiaggia, come se fosse giusto proibirla, anche, ripeto, all'infinito, se non ha alcun fondamento. Dai 9 magistrati che la contestano rispetto a boschi, pianure e spazi liberi, alle persone che usano il cervello e ritengono ovviamente di non far nulla di male camminando su una spiaggia da soli. Quindi abbiamo accettato misure irrazionali per paura. La paura del governo è diventata la paura dei cittadini. Quando hanno detto, beh, tra l'usco e il brusco stiamo in casa, non vorremmo magari che l'aria fosse inquinata. Però, dice lo scienziato israeliano Isaac Ben Israel, si esaurirebbe, e dice ancora col condizionale, esaurirebbe in 70 giorni l'efficacia contagiosa del virus, indipendentemente dalle misure restrittive adottate per contrastarlo. In altri termini, il virus patogeno sarebbe legato a una sorta di ciclo epidemico, cioè come le farfalle, ci sono delle, come dire, creature che hanno una nascita, un decorso e una morte in tempi molto stretti. E quindi quanto tempo vive una mosca, una zanzara, un'ape? Quindi abbiamo un ciclo epidemico che dopo i primi contagi, l'impennata della curva e il raggiungimento del picco tenderebbe ad azzerarsi in poco più di 2 mesi. Sono 50 giorni, dobbiamo ancora arrivare ai 2 mesi. Immaginiamo che si sia cominciato a metà gennaio, ad avere segnali tardivamente, riconosciuti come inquietanti dal governo. Quindi stiamo arrivando a poco più di 60 giorni, non siamo ancora a 70. Esiste un modello prestabilito, dice lo scienziato, lo studioso israeliano, i numeri parlano da soli. Ha dichiarato, ed è un matematico, durante un'intervista al canale televisivo Channel 12. Il professore ha affermato che dopo la scoperta del primo caso confermato in Israele, quindi parla della sua nazione, l'incidenza dei casi è aumentata giorno dopo giorno, inarrestabile come da noi. Per un mese non è stato possibile contrastarla, c'era poco da fare, c'era poco Burioni o chiunque dicesse questo o quello come soluzione, salvo stare in casa per evitare di trasmettere il contagio, peraltro trasmettendolo perché fosse già contagiato senza saperlo ai propri congiunti nell'area di una casa di 100 metri quadri, 60 metri quadri, di quello che sia. A partire
Dalla sesta settimana, ha aggiunto Ben Israel, l'aumento del numero dei pazienti si è ridotto, raggiungendo un picco nella sesta settimana con 700 pazienti al giorno. Da quel momento, ha proseguito, è in calo e oggi ci sono solo 300 nuovi pazienti. Abbiamo visto i dati anche da noi, che sono in calo in maniera discontinua nelle diverse regioni d'Italia. In alcune parti addirittura non c'è traccia, in alcuni paesi, 174 del Lazio, non c'è un solo contagiato, non dirò morti, e così si può dire per circa metà dell'Italia, e comunque dell'Italia da Firenze in giù, e quindi per almeno 30 milioni di italiani. Da quel momento, ci sono solo 300 pazienti, in due settimane si arriverà a zero e non ci saranno più nuovi pazienti. Lo dice questa volta con l'indicativo, no? Si potrebbe arrivare. Si arriverà. Io ascolterei questo matematico, che è scienza esatta nella verifica dei dati rispetto alle ricerche sperimentali dei medici, che devono trovare delle congiunture favorevoli per individuare il vaccino. Lo scienziato, per confermare la sua teoria, ha citato l'esempio dell'Italia. Guarda un po', questo perché non lo dice nessuno? Paese con le misure particolarmente rigide. Taiwan e Singapore con le restrizioni più morbide, quindi ha messo in contrapposizione i due modelli. In questi paesi si evidenzia un aumento dei casi fino alla quarta, sesta settimana, indipendentemente dalle misure, di qua e di là, cioè comunque avanza, che tu cerchi di trattenerlo o no, trattenerlo come abbiamo fatto noi in modo molto rigido, o invece essere più aperti come Taiwan e Singapore, l'aumento dei casi fino alla quarta e sesta settimana si verifica, e subito dopo sempre una diminuzione, fino a quando scompare durante l'ottava settimana, che vuol dire non più di 3 mesi. In questo caso 70 giorni, io proprio per evitare di essere troppo ottimista direi 90 giorni, cioè 3 mesi. E dobbiamo aspettare che si arrivi a quella scadenza partendo dal 15 gennaio o anche dal 2 o 3 di febbraio, quindi in un percorso che ci spinge fino circa la fine di maggio. Nel caso di Israele, ha osservato il professore, circa 140 persone muoiono normalmente ogni giorno. Avere, e qui entra nella inefficacia delle misure restrittive, che sono ovviamente intuitive per chiunque, quindi ognuno le accoglie non come diktat quali sono del governo, ma come modo per preservarsi e per evitare dei rischi, cosa che d'altra parte chiunque dovrebbe provare anche quando va in aereo o in automobile, dove potrebbe capitare un incidente causato da altri o l'aereo cade e uno, per non avere concorrere quel rischio, non dovrebbe andare né in automobile né in aereo, cosa che invece normalmente non si fa. Qui si è stati costretti a farla, quindi avremo un calo degli incidenti automobilistici. Avere chiuso gran parte della economia, dice Isaac Ben Israel, a causa di un virus che sta uccidendo uno o due al giorno, è un errore radicale che costa inutilmente a Israele il 20% del suo PIL. Dice, ah, questo è un egoista che preferisce l'economia alla salute. No, fa delle valutazioni. Comunque le restrizioni non avrebbero e non hanno dato risposte più utili alla efficacia nel momento vitale più forte del contagio. Il professore ha aggiunto che la politica di blocchi e chiusure è un caso di, lo ha detto come io avevo detto fin dall'inizio, ha detto il professor Tarro, ha detto l'Agismondo, ha detto Bassetti, quindi un certo numero di virologi, più persone che hanno espresso opinioni di ordine più politico che matematico sanitario, come Ceminello Alvi e Giorgio Agamben, caricati, massacrati, come sono stato io, da tutti quelli che, diventati improvvisamente medici, salvavano la loro salute stando in casa e quindi raccomandavano che le persone illustri dicessero di stare in casa, cosa giusta che io stesso potevo condividere, se non fosse stato che essa era più importante rispetto alla libertà di camminare in un bosco o su una spiaggia da soli, che io ritengo dovesse essere incoercibile. E sicuramente chi farà un ricorso per una qualche multa per essere stato da solo in uno spazio deserto avrà, come dimostra la posizione dei magistrati aostani, avrà soddisfazione, io credo, perché è evidente che è un diritto costituzionale violato in maniera palese con una violenza e un abuso di potere dittatoriale. Lo chiama
questo modo di reagire di molti, che hanno creato una moltitudine o una massa di individui. Quando si è massa seduti insieme e stando vicini si pensa allo stesso modo, si fa una contestazione, uno sciopero. Questa volta, invece di essere avvantaggiati dallo stare soli, dall'essere distanti, abbiamo detto, si è creata una massa di individui, i quali pensano tutti lo stesso, pur stando in casa, e condividono le posizioni del governo, in realtà, per difendersi e per paura, e quindi per una isteria di massa, sia pure individualmente distribuita. Una semplice distanza sociale, finalmente, sarebbe sufficiente. Che distanza è? Di consentire alle persone di andare dove vogliono, di andare soprattutto nei luoghi in campagna, come tanti hanno il privilegio di vivere, o in un bosco, o al mare, o dove si voglia, con la polizia che verifica solo che uno mantenga più di un metro, addirittura un metro e dieci di distanza. Fine. L'unica misura che ha senso. Tutte le altre sono forme di prepotenza che abbiamo accettato per paura. Si chiama isteria di massa. Una semplice distanza sociale sarebbe sufficiente. Se i blocchi istituiti in Israele e altrove non causassero un così grande disastro economico, non ci sarebbe un problema con loro. Ma non dovresti chiudere l'intero paese quando la maggior parte della popolazione non è ad alto rischio. Mi parlano delle parole di grande saggezza, le quali si specchiano con dei dati che mi sono arrivati da un celebre banchiere che si chiama Michiquet, il quale con l'aria così come la vista Teresa, che non vuole polemizzare con nessuno, fornisce una serie di indicazioni che appaiono piuttosto inquietanti, e sono queste. Dati ufficiali, incremento contagi, non morti, rispetto a ieri. Lazio più 144, parla dei contagiati. Umbria più 8, quindi parliamo di numeri piccoli. Campania più 64, Sicilia più 46, Calabria meno 18, Sardegna più 14, Basilicata più 1, Molise più 6, Puglia più 69, quindi sono numeri tutti molto contenuti. E parliamo di 20 milioni di abitanti. Ma veramente si possono tenere chiuse 20 milioni di persone sane, o presumibilmente tali, con la conseguente chiusura di commerci, aziende, attività di consumi stessi, trasporti, per 350 contagiati? Ma in che paese siamo? Vogliamo andare alla rovina? Allora, se noi ragioniamo su questi dati, che tolta Lombardia, una parte di Piemonte e Veneto, dove le misure andavano prese, come ha fatto Zaia, sulla base dei tamponi che individuano i contagiati, dalla Toscana in giù, misurandosi sempre con la prudenza di aumentare i tamponi e verificare quindi che le persone che escono non siano positive, il dato è assolutamente inquietante. Qui si parla di 20 milioni, ma sono forse 30 milioni o 35 milioni di abitanti, a cui aggiungere i bambini, che sono stati preservati dal virus, che sono fermi, quindi invece di isolare i contagiati, isolare i malati, abbiamo fermato i sani, per 350 casi di contagio in 10 regioni? Io credo che sono dei dati inoppugnabili. Quelli che mi hanno attaccato ferocemente hanno fatto una valutazione che era come se tutta l'Italia fosse Brescia o Bergamo o la povera Codogno. E questa misura del massimo del rischio si è trasferita al Molise o a Matera, dove non c'è un solo morto e dove la città è deserta ed è un luogo turistico formidabile. È chiaro che con la prudenza della distanza di un metro quei luoghi potevano essere frequentati. È un dato oggettivo. Io non faccio lo scienziato, ma dal punto di vista statistico e matematico è un dato oggettivo. Occorreva garantire solo la distanza anche all'aperto, dove le forze di polizia potevano verificare che non ci fossero assembramenti, e basta. E per il resto dare raccomandazioni, come quando si è raccomandato usare il preservativo per l'AIDS. Ma non ci abbiamo avuto il poliziotto che è andato a verificare se prima di scopare qualcuno si mettesse il preservativo o meno. Non è capitato. Oggi capita questo. Ogni nostro atto è trasparente, ogni nostra uscita di casa ha qualcuno che vigila, come se qualcuno andasse a verificare se per evitare l'AIDS, che è una pandemia
altrettanto pericolosa e facile da diffondere, uno avesse il buon senso di usare un preservativo. Si è ovviamente giocato, come si è fatto qui, sulla paura, sul panico, sull'isteria di massa, dando raccomandazioni. Quindi la raccomandazione è importante. Le restrizioni vanno date soltanto per la distanza. Non aveva senso quindi chiudere i musei, tema su cui io mi sono molto battuto, perché è evidente che se uno va in un museo, e i musei sono spesso poco frequentati, altro che le grandissime mostre, ha un problema fondamentale che non può toccare niente, quindi non esiste possibilità di contagio tattile, che è un rischio di cui si è parlato, il contagio che viene dal metallo, dalla carta, vi ricordate che se ne parlava. Si possono introdurre un numero limitato di persone per volta ogni quarto d'ora, e quindi non avere mai più di 10 persone in una sala a distanza di più di un metro. Si sono chiusi i musei per niente, per pura idiozia di un governo fatto da gente inetta e incapace, e da ministri che hanno un solo nome, CTS, Comitato Tecnico Scientifico. Ma quale scienza, se gli scienziati non gli hanno dato un solo dato certo e coerente? Nel dato dei musei, che è il dato che mi riguarda, la chiusura è più insensata che non l'apertura dei supermercati, dove comunque un minimo di tatto c'è fra le persone. Nei musei non puoi toccare nulla, hai stanze alte, hai grandi ambienti, puoi avere un custode che garantisce la distanza sociale, che è l'unico elemento che si può accettare di qualunque restrizione. Distanziamento sociale, distanziamento sociale, garantire che possa stare un uomo per panchina e non due, una o due o tre persone che camminano distanziate su una spiaggia o in un bosco, cosa perfettamente legittima, costituzionale e soprattutto sana, sana. Chi mi dice che non lo posso fare dice una cosa contro di me e contro di voi, che vi siete fatti illudere, ipnotizzare, come se l'aria fosse malata. Non era e non è. Stare all'aria aperta è più sano. 9 magistrati in Valle d'Aosta lo hanno detto in maniera chiara, sia per i boschi, sia per le pianure, sia per il mare, e hanno posto un problema costituzionale. La Corte Costituzionale dovrebbe indicare come aver accettato per alcuni mesi i decreti del Presidente del Consiglio è stato così una passiva forma di obbedienza determinata dalla paura, ma quei decreti sono incostituzionali e sono dannosi e non utili ai cittadini. Li costringono a stare chiusi in casa con il rischio di trasmettere il virus piuttosto che stare liberi all'aria aperta. Se io voglio fare 20 chilometri e andare verso Sutri o andare verso Sabaudia da solo, non capisco qual è il danno e perché devo essere multato o fermato. Questo è fascismo, questa è mancanza di rispetto del buon senso, e lo dice un grande medico israeliano, Isaac Ben Israel, che ha lavorato su dei dati matematici anche sperimentati sul caso Italia. Questo ho voluto dire perché in televisione non ce la fai a dirlo, c'è sempre qualcuno più bravo di te che deve dire la sua morale, che deve spiegare che dobbiamo essere prudenti, lo sappiamo, dobbiamo essere prudenti. Ti spiego allora perché fino al 4 aprile l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che le mascherine non erano necessarie, anzi erano necessarie solo ai medici, ed è giusto perché sono loro che sono nel luogo, perché i cittadini non avevano motivo di portarle, che era una richiesta inutile, che infatti è diventata così enorme perché era un caso economico per arricchire le multinazionali americane che hanno prodotto una serie di mascherine, una quantità miliardaria di mascherine. E fino al 5 o 6 di aprile il commissario Borrelli, quello che ogni giorno ci ha comunicato i morti, ha detto che lui non la portava. Ora mi dovete spiegare quale verità c'è, quale certezza possiamo avere. Certo, tra non portarla e pensare a un rischio e portarla pensando che ti protegge, uno la porta, ma non può essere un ordine, è una suggestione. E la suggestione che ha preso per esempio la Palombelli, e molti di voi, posso condividerla anch'io, ma non voglio come sindaco, nella fattispecie, ordinare o comprare, posso suggerire e raccomandare. Nel momento in cui uno rischi il contatto con gli altri, la mascherina probabilmente è un filtro, è evidente, ma questo non vuol dire che è efficace. E non si può imporre la mascherina, perché vuol dire imporre una economia forzata dando prebende e favori alle ditte che producono mascherine. È chiaro o non è chiaro? No, non è chiaro. Io ho detto una cosa, non vi ho detto di non portare le mascherine, vi ho detto
Vi raccomando di essere prudenti, ma capite voi, e naturalmente magari il 90% capiranno, che è meglio portarla perché è meglio correre un rischio di meno che un rischio di più. È meglio andare a 50 all'ora che a 150, ma uno che voglia andare a 150 rischierà la multa. Uno che voglia non portare la mascherina rischierà che qualcuno gli dica: lei si sta avvicinando, perché io credo che l'unica vera norma sarebbe stato stabilire in tutte le circostanze la distanza di almeno un metro. Questa è l'unica norma su cui io posso, come dire, le altre sono fascistate, grottesche, accettate da gente intimidita, isteria di massa, massa fatta di individui impauriti. Mi pare di essere stato abbastanza chiaro. Quindi auguri ad Albano, auguri ai vecchi Albano, Vasco Rossi e Franco Battiato, auguri agli amici tedeschi che ci hanno aiutato a prendere il virus, come sembra, e soprattutto auguri al direttore del Bild che coraggiosamente si è messo contro il presidente cinese, auguri perché loro possono stare sulla riva di un fiume, possono prendere il sole in queste belle giornate, liberi, senza che nessuno gli faccia nessuna multa, possono perfino stare su una panchina, cosa pericolosissima, e lodi allo scienziato israeliano che ha fatto un discorso matematico tra i più precisi, nell'attesa che passino i 70 o 90 giorni, che le sue indicazioni numeriche si possono verificare, così come è accaduto per ogni virus. Il virus muore. Che muoia, maledetto! Che ti venga il massimo del male, maledetto virus! A te, muori!